la ratio delle decisioni del governo sono quello di non stare in giro senza motivo, di limitare gli spostamenti al minimo indispensabile, uscire solo per andare sui luoghi di lavoro. C'è gente che non lo capisce e continua a stare per strada senza motivo. Li abbiamo invitati, ma passeremo anche ad un'azione di forza, anche con delle sanzioni, perché la gente che lo vive in questo momento e non si può uscire da casa. È necessario ed è fondamentale, anche perché avete visto i contagi in Calabria sono aumentati, queste sere sono quasi raddoppiati. Sì. Quindi siamo in una situazione molto delicata e preoccupante. Tra l'altro non abbiamo una struttura sanitaria adeguata, preparata, pronta ad accogliere casi di emergenza, quindi noi siamo maggiormente a rischio rispetto alla Lombardia. Abbiamo messo in queste ore in quarantena tantissime persone che sono arrivate dalla zona rossa, la Lombardia, dalla zona a rischio epidemiologico, e continueranno, in base alla determinazione, continueranno anche a mettere in quarantena queste persone. Queste sono tutte le misure possibili e immaginabili. Stiamo facendo una sanificazione della città, grazie all'impegno del settore dell'ambiente, del settore Senato, stiamo facendo la disinfettazione di tutti i locali pubblici. Continua questa azione di bonifica fondamentale per prevenire questo virus. Vogliamo dare i numeri? Quante persone avete messo con ordinanza in quarantena? Quarantena obbligatoria? Mi sembra circa una trentina fino ad oggi. Una trentina? Che ci arrivano dai medici curanti e dall'ASP, noi mettiamo in quarantena. Una trentina quindi. Dobbiamo ricordare che quasi tutti i contagiati in Calabria è gente che veniva dal nord, pochissimi, quasi nessuno è un calabrese che stava qui, è tutta gente che si è spostata, quindi questo è bene ricordarlo perché è così. Quindi ecco perché bisogna stare molto attenti, perché il virus non era in Calabria, il virus è arrivato in Calabria. Quindi il problema è non farlo arrivare. Contagi di secondo livello ancora ce ne sono pochi, ma lo capiremo fra 14 giorni, vero Giovanni? Sì, assolutamente sì. Vorrei approfittare per dire anche una cosa ai cittadini che ci mandano segnalazioni, che hanno visto in giro quello che da Roma, quell'altro dall'altro territorio che non si è denunciato, noi stiamo verificando tutto. Però la quarantena obbligatoria è solamente per quelli che vengono dalla cosiddetta ex zona rossa, quindi Lombardia e alcune zone dell'Emilia Romagna e del Veneto, non è per tutta Italia, attenzione, quindi noi adottiamo il provvedimento per come prevede la legge e quindi solamente per quelli provenienti da quelle determinate aree. Gli altri che vengono da altre aree, anche del nord, possono mettersi in quarantena, una quarantena volontaria, non possiamo imporre. Sono contento che il governo ha accettato la nostra proposta, che è quella di chiudere tutto. Il modello Cina è stato applicato a Codogno, poi è stato allargato alla Lombardia e adesso è stato applicato a tutto il paese. Questa è una battaglia che si vince se noi terminiamo i contatti tra noi stessi. Non è più bello il fatto che non ci possiamo, non è bello il fatto che non ci possiamo più abbracciare, non è bello il fatto che non ci possiamo stringere la mano. Non è bello il fatto che non ci possiamo dare appuntamento fuori casa, anche per sapere e per vedere come sta la persona che vuoi incontrare. E soprattutto voglio dire a tutti di rispettare queste regole. Questa è una battaglia, è una guerra che la vinciamo noi se ci armiamo di buon senso, senso civico e responsabilità. Non dobbiamo farci prendere dalla forza delle abitudini. Noi dobbiamo oggi farci prendere dalla testa e dal cuore, la testa che ci dice che vinciamo se rispettiamo le regole e il cuore perché sa che dopo questi 30 giorni sarà tutto più semplice. Però dovete anche tutelarvi, perché tutelare se stessi significa tutelare i propri cari, significa tutelare anche gli altri. Come ci si tutela? Intanto applicando una mascherina quando si esce per andare al supermercato, vi invito tutti i miei concittadini, ma tutti, perché l'Italia, la Calabria ha un problema di assistenza. Io mi sono sentito con Iole Santelli diversi giorni fa e avevamo già parlato insieme, perché lei sa che sto seguendo per il partito a livello nazionale in materia sanitaria il problema del coronavirus. Sono stato uno dei parlamentari che ha scritto non solo il questionario, non solo le interrogazioni, ma anche il programma che Salvini, la Meloni e Tajani hanno presentato come centrodestra al governo Conte. Ecco, ma l'ho fatto perché seguo questa vicenda da diversi mesi, perché davo delle indicazioni ai partiti e al partito che poi di fatto
sono accadute, cioè, avevo dato anche dei tempi ben precisi, ma non era difficile, perché l'epidemia è una curva che è il risultato di alcuni algoritmi matematici e questa si ferma quando si fermano i rapporti tra le persone, quando quindi non ci può essere più il contagio. Ecco perché si sarebbe arrivato a questo. L'unico modo che c'era per vincere è applicare il modello cinese in Italia. E questo noi oggi abbiamo finalmente iniziato a farlo. Dico finalmente perché? Perché c'era il dubbio che ancora si continuasse con il decreto, che è stato fatto l'ultimo decreto, e io con lei mi sono sentito in questi 10 giorni. Ribadisco, il programma della sanità per il coronavirus l'ho scritto in gran parte io per quanto riguarda il partito, il centrodestra, insieme ad alcuni colleghi. Conosco bene il problema del coronavirus e da subito Calabria è casa mia, è il mio cuore, è la mia famiglia, mio padre, i miei nipoti, è la mia persona, quindi il mio primo pensiero va alla Calabria e fortunatamente ho un interlocutore come Iole Santelli che è stata prontissima a recepire quelle che erano le mie perplessità e quelle che erano anche, sono state anche i miei consigli e i miei suggerimenti. Lei è stata brava e credetemi, nessuno avrebbe potuto fare meglio di quello che ha fatto Iole in questi pochissimi giorni. Da quando ci siamo sentiti fino ad oggi è stata di una capacità, di una velocità che non immaginavo. Nessuno poteva immaginare che la Calabria soffre di mille problemi infrastrutturali. È stata veramente brava. Non Sì, possiamo stare così perfettamente. tranquilli come immaginavamo, perché con 32 casi di contagio la Calabria sale in graduatoria. Certo, sale in graduatoria e la preoccupazione è intanto sappiamo tutti che il virus ha una velocità di diffusione enorme. Quello che è più preoccupante per noi è che i posti in terapia intensiva sono quasi zero, per cui bisognerebbe intervenire in questo senso e subito. Penso lo stia facendo la governatrice Iole Santelli, cercando di far arrivare i macchinari per l'iperventilazione artificiale. Da merito, ad esempio, per Paolo Zavettieri ha sollecitato l'apertura dell'ospedale Tiberio Evoli, che comunque potrebbe dare accoglienza a una parte di popolazione della Ionica, a 70.000 abitanti della zona. Insomma, bisogna fare qualcosa perché è vero, stiamo crescendo e si crescerà sempre più in maniera esponenziale, adesso senza fare allarmismi, e allora bisogna prepararsi bene perché di coronavirus si guarisce, però si guarisce se ci sono le strutture ospedaliere che ci possono curare. In questi casi che tu hai citato prima, Giuseppe, per fortuna nessuno è dovuto andare in terapia intensiva. Il vero problema è questo, non ci sono posti nelle terapie intensive. È su questo che bisogna insistere.